Perché vedi? Vabbè, sei di qua, hai riso di qua prima, vero? Esatto, è la spalla giancale. Ok, non mi dici perché hai riso. Ma so che era buona. Mi hai fatto colare il trucco. Com'è? Mi hai fatto colare il trucco. Ti ho fatto colare il trucco? Perché hai lasciato andare una lacrima? Una? No, era caldo? No, era la lacrima. Ah, era la lacrima, ok. Grazie. Grazie mille. La più bella cosa, quando uno canta e l'altro si emoziona, o anche chi, insomma, chi canta, penso sia da lì, ecco, una cosa che quando uno chiede, no, a un cantante o musicista, insomma, quando si interpreta una canzone, qual è proprio l'apice, il massimo che uno può raggiungere, secondo me penso sia proprio piangere mentre che uno canta. Io non lo so per me stesso perché così simpaticamente sto facendo un po' sotto, però oggi proprio mi sono emozionato molto, insomma. Comunque, questa canzone che viene ora è un'altra canzone di questo mio mito, che niente, dopo 20 anni che lo canto, che cerco ancora di scoprire alcune cose di lui, niente mi fa abbassare il livello di piacere, il coinvolgimento che ho verso Freddie Mercury. E questa è un'altra bellissima canzone che a questo mi è stato consigliato di cantare questa stasera, allora volevo dedicarla a Margherita, la mia compagna, che è una bellissima compagna, è una grande compagna, non la vedo ma so che da quelle parti, quindi Too Much Love Will Kill You, in un altro senso per noi, ma dedicata a te. Stavo per dire ancora grazie mille, ma è più forte di me, lo dico sempre grazie mille, c'è chi mi prende in giro un po', ma il grazie mille viene fuori. Ok, arrivati a questo punto, siamo arrivati, insomma, in fondo alla nostra corsa, volevamo presentarvi una canzone che è una canzone mia di Walter, che questo è un buon auspicio, insomma, ogni tanto, no, continuare a fare delle cose, proporsele e poi dopo prendere insieme la via di arrivare a dargli un senso, un fine, in questo caso ovviamente la canzone, noi siamo corridori di staffetta, e abbiamo scritto una canzone a novembre che era dedicata, il testo, l'idea, era dedicata ai bambini, no? Sapete che da diverso tempo, io insieme a Claudio De Felice, Lalla De Felice, che saluto e sono qui in sala, che non vedo, ma che saluto, che sono venuti da Siena, vengono a portare un invito direttamente stasera, ma in dotto, ho scritto questa canzone pensando all'amore che... Adesso mi viene anche la lacrima anche a me, insomma, perché l'amore che si può provare nei confronti di un figlio... Aspetta, eh? È un argomento delicato, infatti, insomma, parliamo di bambini che sono sfortunati, quindi noi, vabbè, oggi cerchiamo di trovare una soluzione, di dare qualche speranza in più, non dico di soluzione definitiva, questo no, però la possibilità di aprire qualche finestra in più per capire questi bambini che non parlano, che non riescono a esprimere magari... Noi abbiamo scoperto che in certi momenti i bambini autistici sembra che siano talmente agitati, talmente nervosi, che invece in realtà non è nervosismo, ma è eccitazione, insomma, e dall'altra parte, quando invece possono essere tranquillamente fermi, immobili, con uno sguardo fisso, che può non voler dire niente, sono terribilmente tristi, insomma, non si sa, no? Come si può arrivare a toccare veramente le corde dell'anima di questi bimbi. E quindi io ho scritto questo testo pensando all'amore che ha un genitore nei confronti di un bimbo che è nato in questa maniera, insomma, poi ovvio che purtroppo sono tantissime le malattie, le problematiche sotto questo punto di vista, però comunque è nato questo testo che si chiama Un vero amore, e io l'ho presentato a Walter dicendogli così a spizzichi e bocconi con una chitarra insieme al nostro amico Marco Caronna, che saluto, che doveva essere qui anche stasera ma non è riuscito a venire per impegni. Ho sottoposto a Walter questa canzone e lui ha dato corpo alla canzone, è nata Un vero amore, quindi è la nostra prima, questa la nostra prima di questo nostro piccolo gioiellino, che sarà così da traino alle prossime che arriveranno per continuare il nostro percorso artistico. E così ve la facciamo sentire subito, Un vero amore. Bravo. Grazie, grazie
serata, non me l'aspettavo, è stata una bellissima cosa, grazie tante per essere stati così numerosi, così attenti, e magari speriamo di vederci presto la prossima volta con altre cose, con, sempre con Valdre, magari un organico anche diverso con l'aggiunta di qualche amico in più. Grazie tante, vi chiedo soltanto una cosa, soltanto, adesso sembra che dico chissà che cosa, no, proprio mi riferisco alla canzone, visto che so che avete fatto riprese, ed era questa una cosa inevitabile, del resto fate quello che volete, tanto ormai è ripreso, vi chiedo soltanto per amore di questa canzone, questa non mettetela su YouTube, se potete farlo per adesso, insomma, ci teniamo tanto, e quindi era una cosa che sapevamo, correvamo un rischio, guardati, guardati! Correvamo un rischio, ma insomma fateci questo favore, grazie. E veramente grazie ancora, grazie, buonanotte a tutti. Grazie dell'ospitalità. Molto, molto, molto caldo, grazie.